coraggio di Elsa e anche un grande coraggio, perché queste sono donne comunque sole che si ritrovano a tirar su i figli con questi mariti che chiaramente, come nel caso di Antonio, un boss latitante, che lei vede nei luoghi, negli orari più impensabili, aspetta queste chiamate per incontrarle in questi bunker all'interno di camion. È una vita terribile, fatta di grande solitudine, di ricchezze che non sai neanche come goderti, perché continui a vivere in quel contesto, in quel paese, sempre con la paura che possa accadere qualcosa alle persone che più ami. Però forse lei non si è mai neanche chiesta come sarebbe potuta essere la sua vita, non lo sa. Comincia a porsi questa domanda quando all'interno della sua vita subentra il giudice di Bella, e lì forse la coscienza di una madre comincia a porsi qualche domanda, e l'amore di una madre che sa essere l'unico, secondo me, realmente altruista, che dà senza chiedere niente in cambio, si trova ad affrontare un conflitto molto forte, che è quello di andare o contro la sua famiglia, contro il suo uomo, contro le radici, la cultura, la Calabria, e cedere il passo al coraggio e a una prospettiva di vita migliore da regalare ai suoi figli. Lei, ovviamente, quando subentra di Bella viene vissuto come il nemico numero uno, perché per una madre comunque l'idea di separarti dai tuoi figli e qualcuno che vuole toglierti i tuoi figli inizialmente non può essere capito come un aiuto, ma come una punizione. Quando questa prospettiva inizia a cambiare e l'istituzione diventa amica e lo Stato comincia a diventare una seconda famiglia, una seconda possibilità di speranza per i suoi figli, quel guizzo e quel momento bellissimo che c'è nel film in cui poi saluto i miei figli e do questi soldi a Teresa come per dire vai, nonostante sappia che probabilmente non li rivedrà mai più, credo che sia qualcosa che solo le madri sanno fare, perché è un senso di amore estremo, ecco. Quindi saper rinunciare anche a vederli crescere, probabilmente a vederli diventare genitori e continuare a immaginarli, a sognarli in un contesto migliore. Ma lei rimane lì perché comunque è una madre ed è una donna che ha fatto quella scelta, e quindi di rimanere accanto al figlio più grande, che comunque è in carcere, che probabilmente invece continuerà a seguire le orme del padre, e ha un marito che è latitante, quindi lei comunque non si sottrae da quella sua realtà, perché forse anche fuori dalla Calabria non si sentirebbe nessuno, perché in qualche modo per queste persone la loro realtà gli dà un contesto e un'identità, e quindi spesso non è neanche facile sottrarsi, ecco, a quello che culturalmente la società ti ha cucito addosso per anni. Grazie.